Era una tranquilla sera d'estate, finché Dario, a causa di una scommessa fatta con i suoi amici, decise di incendiare la foresta. Aiuto! Aiuto! Sono vivo? Dove mi trovo? Cos'è questo odoraccio? Perché sono legato? Cos'è stato? Huh? Che sta succedendo? Te lo dico io. Tu hai dato fuoco al nostro bosco, sei un criminale. Mi prendi in giro? Fai pure lo scettico. Hai ucciso tante creature del bosco, per cui verrai guidato da Gea. Chi? La madre terra che governa tutta la natura. Verrai sottoposto al suo giudizio e sarai punito per tutto questo. Sì, come no. Slegategli i piedi. Senti, posso sapere tu chi sei? Sono Anemone, ninfa dei boschi. Noi ninfe siamo tutt'uno con gli alberi che tu incendi. Mi dispiace, non lo sapevo. Ho l'impressione che questo non sia affatto un sogno. E non sapevi nemmeno che il bosco è il rifugio degli animali? Solo perché le piante e gli animali non parlano la nostra lingua non vuol dire che non vivano. Hai ragione. Hai ragione. Scusa, scusami, mi dispiace, non lo farò più. Quindi non piangere. Ascolta, perché non cominciamo da capo? Io sono Dario, piacere. Piacere. Che bel gesto d'amicizia. Gea! Il tuo cuore è sincero, Dario. Sei davvero pentito? Sì, mi vergogno di ciò che ho fatto. Sono disposto a tutto per potermi riscattare. Ti concedo una seconda possibilità. Poco distante da qui, qualcun altro ha dato fuoco al bosco. Devi correre a spegnere le fiamme. Combatti il fuoco con questa spada magica, Dario. Andate adesso, non c'è più tempo. Speriamo bene, non so neanche come si usa una spada. Dario, sbrigati a fermare l'incendio. Credo che il mio albero abbia preso fuoco. Resisti, Anemone! Voglio salvare Anemone. Ce l'ho fatta! Incredibile! Dario! Grazie, Dario. Il bosco e i suoi abitanti sono salvi. Gea! Sono io che ringrazio voi. È merito vostro se ora so apprezzare la natura. Quindi siamo pari. Puoi far ritorno a casa. Sì, ma prometto che tornerò presto e diventerò una guardia forestale capace di aiutarvi. Verrò spesso a trovarti. E io ti aspetterò con impazienza tutte le volte. Dario...